Sappiamo già come sarà GTA 6, l'abbiamo già visto, ed è questo che lo farà tardare. O almeno è ciò che vogliono farci credere. È uscito in questo periodo un documento di 60 pagine che ha richiesto 8 mesi di lavoro, in cui sono state raccolte tutte le informazioni uscite nelle 90 clip rubate provenienti dai server di Rockstar Games, che ci mostrano tanti dettagli, soprattutto riguardo mappa, veicoli, personaggi. La mappa sarà enorme, abbiamo visto nel dettaglio in alcune scene determinati luoghi, e possiamo ricostruire la sua grandezza, nonché la sua forma e la sua topologia, unendo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto. Questa è una delle tante immagini che possiamo trovare in questo articolo, che non contiene assolutamente nessun materiale protetto da copyright. Ogni immagine fedelmente rimasterizzata, e se è strettamente necessario mostrare qualcosa di ufficiale, viene riportato il nome Americas, seguito dai numeri che riportano data e ora. Cercando il nome che viene fornito su Google è possibile trovare la clip. Sappiamo che sarà ambientato a Vice City, avrà molte posizioni particolari. La prima che mi viene in mente è il triangolo delle Bermuda. Probabilmente questo è uno spunto per farci capire che di misteri ce ne saranno tanti. Ci saranno grandi distanze da percorrere con una grande varietà di veicoli. Molti di questi, visti nei leak, li avevamo già trovati su GTA 5 o in altri capitoli della saga. Abbiamo anche informazioni dettagliate sui personaggi provenienti dalla programmazione del gioco. Sappiamo per esempio che Lucia, uno dei due protagonisti, sarà alta 1,60 m. Purtroppo, al contrario di come speravano molti, non ci saranno marchi reali, ma questa è una caratteristica dei giochi Grand Theft Auto. Lo stesso vale anche per il doppiaggio, che sicuramente non ci sarà, non c'è mai stato in GTA, non c'è stato nemmeno in Red Dead Redemption 2. Essendo GTA una saga che parodizza in maniera estrema l'America, non avrebbe senso tradurre il gioco in italiano, perché si perderebbe molta dell'ironia che si crea con i dialoghi originali. Se avete bisogno di soldi su GTA, comunque, link in descrizione. Sappiamo che il gioco è completo in una fase di polishing e debugging, quindi pulizia e rimozione di bug. È molto importante da capire questo, perché se verrà rimandato, sebbene ancora non ci sia una data d'uscita ufficiale, questo sarà causato solo da altri fattori. Certo, questa operazione richiede tanto tempo, ma se inizialmente la data d'uscita prevista era per il 2024, adesso si slitta al 2025. Queste informazioni provengono dall'opinione ufficiale di informatori che nel tempo si sono dimostrati molto attendibili. Tra questi c'è anche Tez2, che su Twitter molto spesso aggiorna riguardo le sue idee sull'uscita o sullo sviluppo di GTA 6. Un annuncio ce lo possiamo aspettare forse tra questo mese e il prossimo, o al massimo a febbraio. Era un mio pensiero, che è anche stato confermato dall'idea di Tez2. Per quanto riguarda il rilascio, invece, in genere Rockstar Games programma l'uscita dei propri giochi nel periodo primaverile, per poi rimandarla al periodo autunnale, come è stato anche per GTA 5, che è uscito a settembre. La causa di questo, secondo Rockstar Games e secondo ciò che ci vogliono far credere, sarebbe da trovare in chi ha rubato tutte le clip di cui abbiamo parlato. In realtà, più passa il tempo, più sembra niente di meno che una mera mossa di marketing. Rockstar Games vuole far credere di stare tardando il gioco per doverlo perfezionare, perché è uscito tanto materiale, perché è necessario mantenere le aspettative. Ma questo non era già necessario farlo prima? L'unica cosa che è cambiata è ciò che sappiamo sul gioco. E sappiamo davvero tanto. Tutte le informazioni, se vi interessa perdere un po' di tempo, le trovate nell'articolo completo qui sotto. Articolo probabilmente a questo punto voluto solo ed esclusivamente da Rockstar Games, perché è mia opinione, e non solo, che tutte le informazioni siano uscite proprio a seguito di una mossa di marketing organizzata da loro.